tutti, benvenuti o bentornati sul canale per la seconda puntata della rubrica Accade che. Grazie per aver gradito tantissimo la prima, quella su Ambra e sul tapiro consegnatole da Striscia la Notizia, se non l'avete vista ve la lascio qua, ma oggi accade che Francesco Facchinetti viene picchiato da un famoso marzialista, ossia Conor McGregor. Com'è andata? Vediamolo. Allora, Conor McGregor, per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è un famosissimo marzialista, ossia un lottatore della cosiddetta disciplina MMA, che sta per Mixing Martial Arts, cioè praticamente arti marziali miste, combattimenti, insomma, di un certo tipo. È famosissimo per i suoi incontri super attesi dal pubblico, e anche uomo molto 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 ricco. Infatti leggo in internet che Conor McGregor è un irlandese che però ormai vive da tantissimo tempo, a quanto mi risulta, negli Stati Uniti, di 33 anni, artista marziale misto, una star appunto della MMA e primo atleta nella storia della Ultimate Fighting Championship a detenere contemporaneamente titoli di campione mondiale pesi leggeri e campione mondiale dei pesi piuma. Forbes lo posiziona addirittura al primo posto nella classifica degli atleti più pagati del mondo e ha un patrimonio complessivo di 180 milioni di dollari. Quindi insomma veramente famosissimo, su Instagram ha milioni di follower, io stessa lo seguivo, ma devo dirvi che a seguito di questa vicenda, per quanto non sia particolarmente chiara, magari ho deciso di levare il follow perché non condivido appunto certi tipi di notizie che vengono alla ribalta e che coinvolgono determinate persone, quindi tra vedere e non vedere non mi era già molto simpatico, di mio ho levato il follower. Ma che cosa succede? Succede che Conor McGregor, che si professa fervente cattolico, ha un figlio e decide, nato da poco, decide di venire a Roma, quindi in Italia, per andare in Vaticano a far battezzare suo figlio. McGregor è un estimatore di whisky e produce appunto un suo whisky, quindi cosa fa? Fa praticamente delle feste in quel di Roma, avrebbe per esempio incontrato Mourinho, e tra le altre cose si mormora che anche con Mourinho ci fosse stata un po' di tensione, perché a quanto pare non voleva assaggiare il suo whisky. È già un filmato che gira su YouTube, comunque su internet, magari se googlate lo troverete, mostra McGregor che è appunto infastidito dal fatto che un anziano signore non volesse bere il suo whisky, appunto si vede McGregor che appunto gli sferra un pugno. Cosa succede? Succede che Francesco Facchinetti, suo grande fan, non si capisce per chi o per come, ma sicuramente insomma giri di amicizie in comune, riesce a ottenere un invito a una di queste feste che McGregor tiene nell'hotel in cui è ospite, che è il St. Regis Hotel di Roma. Quindi Facchinetti con sua moglie vengono invitati in questo hotel, si recano in questo hotel e a quanto pare lì a porte chiuse in una sala riunioni, insomma lontano da occhi indiscreti, quindi non nella hall ma in una sala privata, c'è questa festa con musica, guardie del corpo che circondano McGregor, a quanto pare parecchio alcol e insomma staremo a vedere, pare non solo, insomma si tiene questa festa. Ora cosa accade? Pare che praticamente la festa sia andata molto bene, abbiano chiacchierato, riso, scherzato per circa 2 ore. Dopodiché la moglie di uno dei ragazzi che partecipa insieme a Francesco a questa festa, peraltro la moglie di un famoso, quanto pare, cantante attore che io personalmente non conoscevo, tale Benjamin Mascolo, se non erro, ma tanto adesso vi metterò delle clip, si dica stanca e quindi voglia tornare in albergo. A quel punto McGregor insiste dicendo no, continuiamo la festa, andiamo da un'altra parte, vuole in pratica trasferire la serata in un altro locale.
La moglie di questo ragazzo dice: no, io sono stanca, domani abbiamo tanti impegni, vorrei andare a casa. Ma invece Facchinetti dice: va bene, continuiamo pure la festa nel locale appunto proposto da Conor McGregor. A quel punto, così dal nulla, stando al racconto, non avrebbe molto senso prendersela con Francesco, perché nel gruppo è quello che anzi gli ha detto: va bene, facciamo come vuoi tu. Comunque, a quanto pare, Conor McGregor dal nulla, mentre chiacchieravano così amabilmente, non c'erano stati toni che si erano scaldati, non c'era stato assolutamente nessun tono acceso, appunto, sferra un pugno a Francesco Facchinetti, che vola, a quanto dicono i testimoni dall'altra parte della stanza, gli viene spaccato praticamente il labbro, forse anche rotto il naso, e vedremo successivamente. Francesco Facchinetti fa delle storie dove dice anche di avere una lesione al rachide. Quindi a questo punto le guardie del corpo di Conor McGregor intervengono, trattengono Conor McGregor, immobilizzano contro una parete, e a quanto pare lui scalcia e si movimenta, perché voleva continuare a picchiare Francesco Facchinetti. Le guardie non consentono alla moglie di Francesco Facchinetti, che è un chirurgo da quello che ho capito, di accendere la luce per verificare come stesse suo marito, ma anzi cercano di minimizzare la cosa, dicono: non è successo niente, non è successo niente, dovete andare via, e li mandano via, li mandano a casa. Loro escono, vanno in albergo, e lì Francesco Facchinetti e sua moglie girano delle storie dove raccontano appunto l'accaduto, che io vi lascio adesso. Mi trovo all'Hotel Parco dei Principi a Roma, non so quando posterò questo video, però alle 2:30 di questa notte sono stato aggredito dal signor Conor McGregor, sì, proprio quel famosissimo Conor McGregor che mi ha tirato un pugno in bocca, come vedete mi ha sfaccato il labbro sopra. Sotto, probabilmente mi ha spaccato il naso, mi è uscito del sangue, adesso mi sono pulito. Mi ha aggredito all'Hotel San Regis, di fronte tra l'altro a 10 miei testimoni, più i suoi amici, ovviamente le sue copiose guardie del corpo. Mi ha aggredito senza motivazione, visto che abbiamo parlato per più di 2 ore e ci siamo anche divertiti insieme. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno, però siccome mi è andata bene, come vedete sono qua che vi sto raccontando questa cosa. Pensate, Conor McGregor che tira un pugno a una persona che non è assolutissimamente un fighter, che cosa può succedere? Fortunatamente mi è andata bene, però quella persona è veramente una persona violenta e pericolosa. Ho preso un pugno per niente, quindi questo pugno poteva andare benissimo a mia moglie che era lì con me, a altre ragazze mie amiche che erano lì con me, altri miei amici, e vi assicuro che poteva andare molto molto peggio. Quindi ho deciso di denunciare Conor McGregor, perché è una persona veramente veramente violenta e pericolosa. State molto attenti. Sono le 6:15. Non abbiamo dormito, è successa una cosa assurda ieri sera. Siamo stati invitati all'Hotel St. Regis per conoscere Conor McGregor, il lottatore. Siamo stati lì alla sala riunione, non una stanza, alla sala riunione del St. Regis, eravamo tipo in 10. Con Conor McGregor, le sue 4-5 guardie del corpo e altri suoi 5 amici. Ci siamo divertiti, parlato, lui ha raccontato del Brasile, che è andato lì, che adora il Brasile. Abbiamo parlato, cioè, normalmente. Vabbè, fast forward, dal nulla Conor McGregor tira un pugno in faccia a Francesco, dal nulla. Lui ci stava invitando ad andare ad un'altra festa, stavamo tutti lì che parlavamo: ah, allora che facciamo? Andiamo, non andiamo, andiamo, non andiamo. E Francesco era vicino a lui, io ero vicino a Francesco, e Francesco gli ha detto: ok, allora andiamo alla festa. E lui ha guardato Francesco e gli ha tirato un pugno. Cioè, io ero qua,
centimetro. Francesco, cioè, per fortuna era molto vicino, quindi lui non ha avuto distanza per caricare il pugno, quindi è stato un pugno, cioè potevo ucciderlo. Si è spaccato il labbro, il naso. Francesco è volato indietro, è caduto contro sul tavolo. Meno male che non è caduto scivolato, è caduto di testa contro il tavolo. Volato dietro, caduto sul tavolo. Sto tremando come un vitello. Poi si è rotolato, caduto seduto sulla sedia e caduto per terra. Io non stavo capendo, cioè la prima cosa che mi è venuta in mente è tipo, stanno scherzando, non lo so, stanno facendo apposta per, cioè è un mini show, non lo so. Poi io rimango paralizzata e dico, guarda, accudire Francesco. Mi giro e tutti gli amici di Connor e le sue guardie li avevano contro il muro, tenendolo, perché lui voleva continuare a picchiare Francesco. Quindi lui era tipo contro il muro, che faceva così, che faceva così. Poi l'hanno portato via. Io, disperato, ho acceso la luce, perché era una luce bassa. Ho acceso la luce per vedere che Francesco era tutto insanguinato e le guardie, no, spegni la luce, quindi non riuscivo neanche a vedere cosa stava succedendo con Francesco, se gli era caduto un dente, non lo so, c'era sangue, la guardia ha preso un sacco di tovaglioli, messo il ghiaccio e ci ha praticamente cacciato via. Infatti ho avuto un po' di paura della sua guardia, perché lui continuava a dire no, it's okay, it's okay, it's okay. E a un certo punto io gli ho urlato in faccia, it's okay my ass! E lui ha iniziato tipo a capito. E quindi ho avuto un po' di paura e abbiamo, cioè, ci hanno fatto uscire da una porta laterale, al volo, capito? No, 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 va tutto bene, ciao, ciao, andiamo a nana, andiamo a nana. E siamo tornati in hotel, io piangevo, ma non mi uscivano le lacrime, tremavo, e quindi abbiamo chiamato la polizia, abbiamo chiamato l'ambulanza, abbiamo fatto la denuncia, adesso faremo la querela. È una persona completamente instabile, è una persona, ormai è una persona completamente, è pericoloso. Lui sarà in Italia fino al 26 ottobre, diceva, quindi se lo vedete in giro state lontani, non vi avvicinate per chiedere autografi, foto, eccetera, perché è pericoloso, è una persona pericolosa, deve essere rinchiusa perché è veramente pericolosa. Quindi, come avete visto, loro diciamo hanno questa versione dei fatti, versione supportata anche dall'amico di Francesco Facchinetti, tale appunto Benjamin Mascolo, che si trovava lì con loro, la cui moglie era appunto quella che aveva detto che voleva andare a casa e che si dice assolutamente disponibile a testimoniare in tribunale, perché Francesco Facchinetti appunto farà una denuncia in merito. In prosieguo di tempo, dopo aver visto queste storie, ho anche visto delle storie che però diciamo, ho visto la notizia delle storie, non le ho viste live, me le sono perse, di Francesco Facchinetti, che fa vedere la denuncia fatta ai carabinieri di Mariano Comense, che è nel paese vicino a Milano dove lui vive, e appunto con cui denuncia Conor McGregor.
Quindi, cosa si dice in merito sul web? C'è chi dice praticamente che sarebbe tutta una montatura, però questo era stato detto precedentemente alla denuncia. Effettivamente, nel momento in cui un Francesco Facchinetti fa una denuncia ai carabinieri che si tratti di un accordo tra lui e Conor McGregor per creare un po' di pubblicità a Facchinetti, presumo, perché McGregor ha milioni e milioni di fan che già lo seguono e anche milioni di dollari sul conto in banca, la vedo una cosa abbastanza improbabile. Uno, perché Conor McGregor non mi sembra uno da fare favori del genere, perché si tratterebbe poi alla fine di un favore, cioè fingere questa cosa, sporcarsi tra virgolette un po' la reputazione per far fare dei follower a Facchinetti, la vedo un po' una cosa artefatta. E due, perché c'è una denuncia in corso e per quanto due si accordino, dopo però appunto non fa la denuncia o dice di averla fatta ma poi non la mostra, quindi non si saprà mai se magari uno l'ha fatta o meno. Il fatto che lui l'abbia fatta mi fa supporre che quantomeno tra i due non ci sia un accordo. Si può ipotizzare volendo, ma a pelle io mi sento di credere che la vicenda sia vera. Si può ipotizzare appunto che Francesco menta, questo sì, perché una persona potrebbe mentire e fare anche una denuncia. Escluderei l'accordo fra i due. Personalmente sono abbastanza portata a credere alla versione di Francesco Facchinetti e di sua moglie, supportata anche appunto dal loro amico. Quello che mi chiedo è: se c'è un avvocato tra di voi all'ascolto, è possibile che, cioè, cosa succede a Conor McGregor a questo punto? Verrà invitato a non lasciare l'Italia fino a che la vicenda non si chiarisca? Perché, come ben sappiamo, se lui tornerà negli Stati Uniti, non so bene le leggi in materia, ma se non mi sto sbagliando ci dovrebbe essere un qualche accordo per cui tra due nazioni, quando c'è un reato commesso da un cittadino non italiano in terra italiana, che poi prende e se ne torna a casa. E da quello che so, l'America non è mai stata molto gli Stati Uniti. Non so se Conor McGregor abbia anche la cittadinanza statunitense. Non mi sembrano una nazione molto incline a far punire allo Stato italiano un loro cittadino. Però io sono assolutamente ignorante in materia. Se voi ne sapete di più, commentate e fatemi sapere assolutamente cosa pensate. Ho letto tantissime dichiarazioni di chi dice assolutamente una finta. Conor McGregor, se avesse tirato un pugno a Francesco Facchinetti, l'avrebbe ucciso. E quindi io ho mandato un vocale al mio ex compagno Pablo, che è un marzialista proprio di Mixed Martial Arts, quindi è anche un maestro, e oltre che aver praticato la disciplina, praticare la disciplina, è anche un maestro di questa disciplina. E quindi gli ho mandato un vocale chiedendo se secondo lui un pugno di McGregor possa effettivamente avere i risultati che ha avuto su Francesco Facchinetti, che si mostra sì nei video con un po' il labbro spaccato, però insomma, voglio dire, il volto non è di certo frantumato, come dice chi sostiene che se avesse veramente preso un pugno sarebbe distrutto nel volto. Quindi gli ho mandato questo audio e questa è la sua risposta. Registrando un video della rubrica Accade che, volevo sapere la tua opinione. Cioè, a parte che Facchinetti ha presentato una denuncia, l'ha fatta vedere proprio sulle storie di Instagram, quindi non potrebbe da questo punto di vista essere un accordo fra i due, perché sennò non ti vado a denunciare, finisce lì. Insomma, secondo te, dalla tua esperienza di lottatore di MMA e di esperto appunto di arti marziali, è fattibile che Facchinetti abbia preso un pugno da McGregor? Allora, certo che è possibile. Uno, intanto, non tira sempre i pugni per distruggere le persone. Primo. E secondo, può capitare che io ti tiro un pugno e tu riesci a, cioè, tu cerchi di difenderti, quindi fai un piccolo passo indietro, sposti la testa, non ti prendo al 100% e il danno non si fa. Non sempre lo prendi al 100%. Ovvio che Conor McGregor, a parte che pesa pochissimo, ma se gli mette una mano addosso a Facchinetti lo smonta, però non hanno mica fatto un match, gli ha tirato una pappina, quindi bisogna vedere esattamente cosa è successo, ma potrebbe anche aver preso un pugno. Sicuramente sì.
ma può anche non rimanere nessun segno. Io ho visto gente che le ha prese e i segni in faccia sono, cioè, una volta che poi si va a sciacquare, va via tutto, eppure le papine le hanno prese. Quindi no, non è detto, non è detto. Potrebbe sì averle prese. Concludendo, io mi sento di credere alla versione di Francesco Facchinetti, ma il punto alla fine non è nemmeno questo. La mia riflessione è: se Francesco Facchinetti, come dà insinuazioni varie che appunto mi sembrano lasciano intendere, insomma, che lì ci fosse un giro di non solo alcol ma anche di droghe, che Conor McGregor fosse super drogato e super alcolizzato. Ok, tu sei un suo fan, come dice la moglie, non è che io mi leggo la fedina penale o vado a capire con chi mi sto incontrando, è un famoso marzialista, e vado all'incontro con tranquillità. Ok, ci può anche stare, però una volta che arrivo lì, una volta che vedo che gira un certo tipo di sostanza e la serata non è propriamente, insomma, un ritrovo di educande, magari non rimango lì, insomma, in un posto dove si stanno consumando delle droghe, posto che questo sia avvenuto. E ovviamente questo non giustifica assolutamente il comportamento di McGregor, perché può essere anche che io invece scelga di stare in un posto dove si stanno consumando delle droghe, io non ne faccia uso. Rimango lì e non per questo assolutamente qualcuno può essere autorizzato a mettermi le mani addosso. Diciamo che il mio buon senso, ma qui parlo assolutamente di me stessa, mi farebbe levare le tende immediatamente, perché per la mia incolumità e per il tipo di persona che mi piace frequentare, non resterei in un posto dove la gente è comunque ubriaca, ancor meno la gente sta consumando delle droghe e quindi io me ne sarei andata. Però questo non è assolutamente un qualcosa, come a dire, essere cercata, assolutamente no, perché a mio avviso quello che è successo è veramente super grave e questo soggetto pare veramente che abbia una lista ben grande di insomma malefatte. Tra l'altro c'è anche, da quello che leggo in internet, una denuncia per violenza sessuale, che è stato accusato, insomma, da una donna di violenza sessuale, quindi non è che stiamo parlando proprio di un idolo delle masse, ecco, è un soggetto che pare, a chi lo conosce bene, io lo conoscevo di nome, ma non mi ero mai informata su di lui, pare appunto ben noto per un excursus, insomma, di persona particolarmente violenta. Quindi mi chiedo, Francesco Facchinetti, che si dichiara suo fan sfegatato, non sapeva un po' che tipo di persona fosse questo soggetto? Non si è un pochino preoccupato nell'andare appunto a questa festa? Perché non se n'è andato subito quando si è reso conto di come buttava la serata? E lo ribadisco per l'ennesima volta, questo però non vuol dire che lui se la sia cercata, anzi, non scusami il comportamento di chi lo ha aggredito. E soprattutto mi chiedo anche, una persona ricchissima, è possibile che i soldi consentano in questo mondo ad un soggetto di sfangarsela sempre, visto che a quanto pare ci sono veramente numerosi precedenti che lo identificano come persona violenta? Continua comunque a poter compiere le sue malefatte indisturbato. Il St. Regis Hotel, peraltro, si rifiuta di fornire all'avvocato di Francesco Facchinetti, che a quanto pare, appunto, dopo la denuncia ne ha fatto ufficiale richiesta, ma già la richiesta era stata fatta dalla moglie di Francesco e da Francesco stesso, si rifiuta di fornire i filmati fatti dalle videocamere di sorveglianza che c'erano appunto all'interno della sala riunioni. Tutto questo perché? Perché è successo qualcosa all'interno che il St. Regis Hotel vuole coprire, come per esempio il consumo di droghe o la presenza di qualche soggetto all'interno della festa di cui non si vuole rendere noto il nome, si ipotizza anche questo. Può, davanti al compimento appunto di un'aggressione effettuata all'interno delle proprie sale, un hotel rifiutarsi di fornire queste registrazioni? Chiedo appunto, laddove ci fosse un avvocato all'ascolto e magari mi sappia chiarire, fatecelo sapere, perché io sono assolutamente ignorante, pongo dei quesiti e magari voi mi sapete dare le risposte. Questo è quello che è successo, ditemi insomma la vostra, avevate sentito mai parlare di questo soggetto, cosa ne pensate?
Insomma, questo è quello che è accaduto. Noi ci vediamo per il prossimo Accade Che. Io spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, lasciatemi il vostro sostegno, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate like al video e noi ci vediamo comunque domani con un nuovo video. Ciao!